continuando la nostra protesta per ottenere dall'amministrazione comunale capitolina, dal sindaco Gianni Alemanno e da tutta la giunta, il trasferimento periodico ogni 3 anni da un municipio all'altro dei dipendenti della polizia municipale e dei dipendenti degli uffici tecnici comunali, oggi abbiamo scelto nella nostra serie di forme eclatanti di protesta un incatenamento davanti all'agenzia giornalistica Italia, AGI. E praticamente continua ancora dal Campidoglio il silenzio istituzionale di fronte a questo problema che abbiamo sollevato dopo una campagna elettorale vinta sulla sicurezza, sulla legalità. Praticamente il Campidoglio ci sta rispondendo picche a questa richiesta legittima di trasferimento intermunicipale ogni 3 anni per garantire la trasparenza e la legalità nella pubblica amministrazione, perciò nell'espletamento delle funzioni, come garantito l'articolo 97 della Carta Costituzionale. Sono troppi i casi di alcuni vigili urbani, alcune mele marce di questi comparti, alcuni vigili urbani perciò e alcuni dipendenti di uffici tecnici che vengono inquisiti per reati di concussione e corruzione, illeciti, abusi eccetera eccetera. Questo a garanzia dei cittadini per ottenere un comportamento istituzionale lecito e soprattutto un comportamento all'insegna della trasparenza e dell'imparzialità, perché non ci siano figli e figliastri, e soprattutto per garantire che poche mele marce possano mettere a repentaglio l'immagine del corpo della Polizia Municipale e dei dipendenti degli uffici tecnici, perciò tutto quello che è l'organizzazione, il sistema, l'apparato dell'intero Comune di Roma. Il sindaco Alemanno non ci ha ancora dato questa risposta, dopo aver demandato tutta la palla alla questione all'assessore al personale Enrico Cavallari, dopo aver incassato il benestare, insomma, quello che in qualche modo è il pensiero positivo in merito a questa questione da parte del vice comandante generale Diego Porta, che a nome del comandante generale Angelo Giuliani ci ha dato l'ok, e dove ha incassato anche il consenso sulla questione da parte di alcuni presidenti di municipio, il sindaco Alemanno non continua a non darci risposte, a nonostante 30.000 firme di una petizione. E 30.000 firme e soprattutto a fronte di dubbi spontanei che sono nati su Facebook e con tanti attestati di stima che stiamo avendo da questo punto di vista. Non si può più prescindere da questa questione per garantire trasparenza e legalità. Bisogna trasferire, praticamente bisogna far ruotare assolutamente i vigili urbani e i dipendenti degli uffici tecnici comunali per evitare le collusioni sul territorio. Perciò un governo che sta parlando in questi giorni anche della questione corruzione non può prescindere il sindaco Alemanno. Chiediamo che se entro la fine della campagna elettorale questa richiesta non venga accolta, chiediamo di non votare per questi partiti di questo centrodestra che fanno solo proclami ma non mettono in atto comportamenti idonei a ottenere poi risultati soddisfacenti nella lotta contro la corruzione, contro l'illegalità dilagante.